Buongiorno a tutti, anche se l'avete vista da pochissimo, oggi torniamo a fare quattro chiacchiere con Anna, perché già l'ultima volta che l'abbiamo vista aveva un segreto che non ci ha detto. Ciao Anna, bentornata. Ciao, ciao a tutti. Allora, raccontaci qual era questo segreto. Allora, mi sarei operata a breve di, diciamo, addominoplastica, anche se non è proprio addominoplastica quello che ho fatto io, quindi la rimozione della pelle in eccesso dopo appunto l'intervento bariatrico. Scommetto che ci saranno un sacco di persone molto molto interessate al tuo racconto. Quindi, giusto per riassumere, da quanto tempo sei stata operata di chirurgia dell'obesità prima di arrivare all'intervento di addominoplastica e poi ci spiegare bene cos'era invece? Più o meno un anno e 3 mesi, un anno e 4 mesi, più di lì. In un anno e 4 mesi dall'intervento tu sei arrivata a un peso, diciamo, obiettivo e stabile che ti ha permesso di ragionare sulla parte di chirurgia relativa alla addominoplastica, che invece non è addominoplastica, ma tu cosa hai fatto? Non mi ricordo, l'avevi scritto, mi pare. Certo che me lo sono scritto. Perché è Allora, un me nome particolare. lo sono scritto. Allora, aspetta, dove me lo sono scritto? Dermolipectomia addome. Esatto. Dermolipectomia addome. Sembra uno Ok. scioglilingue. Sì. Quindi, a te la parola, raccontaci questo fantastico mondo. Allora, prima di tutto devo fare una premessa perché io l'ho fatto a pagamento. Perché l'ho dovuto fare a pagamento? Perché in Lombardia da gennaio 2024 hanno messo delle regole molto ferree per quanto riguarda l'addominoplastica. Gli altri interventi non lo so perché ovviamente non mi sono informata, però per l'addominoplastica sì. Cosa succede? Succede che se tu non hai una pelle che arriva oltre o sul pube, non ti possono fare l'intervento con la mutua. Tu mi raccontavi che non l'hai fatto per una questione estetica, ma perché avevi necessità di risolvere dei problemi. Sì, praticamente io avevo questa pelle che non era appunto tanto tanto abbondante, ma che mi toccava la parte sotto del sottopancia, diciamo, e quindi con il sudore, con l'estate così, mi faceva tutta una serie di eritemi che dovevo andare anche con pomate e anche al cortisone, bruciava, dava fastidio, non mi faceva tanto dormire, quindi ho deciso di farlo per questo. Sei proprio l'esempio del fatto che non era estetica ma funzionale questo tipo di intervento per te. Quindi a maggior ragione che avrebbe avuto senso per te poter essere aiutata dal Sistema Sanitario Nazionale. Sei andata a pagamento, quanto ti è costato? 4.500. Salute. E nei 4.500 c'era compreso che cosa? C'era l'intervento, degenza, con il cibo e tutto, e basta. Perché ho dovuto fare comunque delle visite per l'idoneità, anche se non ho capito bene il perché, ma l'ospedale ha voluto, quindi ho Sì. dovuto a pagamento fare la visita psicologica e la visita dermatologica, poi il resto era tutto dentro. Quindi si somma ai 4.500 di cui parlavi prima. E Esattamente. un totale a spanne ce l'hai in mente? 4.600 qualcosa. Va bene, senti, invece parlando proprio dell'intervento e basta, dicevi che hai fatto un percorso di preparazione, quindi valutazione con lo psicologo, valutazione col dermatologo. E dopodiché com'è andato? Cioè, cosa hai dovuto fare? Praticamente ho fatto lo stesso giorno per ricovero e intervento. Ovviamente ho dovuto fare l'esame del sangue, parlare con l'anestesista, tutte queste cose qui. Poi mi hanno portato in camera, mi hanno messo le calze con le antitrombo, ho portato dietro la guaina perché c'è una guaina da comprare che ti dà il medico. Adesso non so se per ogni medico è diversa, ma so che ci sono dei vari tipi. E poi mi hanno operato praticamente. La cosa che a me faceva tanto paura di questo intervento era e la pena dopo l'operazione, perché quando ho fatto la sleeve, quando mi sono svegliata dall'operazione ho sentito abbastanza dolore. Avevo dolore dentro e quindi questa cosa a me aveva un po', tra virgolette, traumatizzato, perché quando avevo fatto altri interventi non avevo sentito questo gran dolore come nella sleeve. E invece non ho sentito niente, infatti era contentissima, sentivo niente, che bello!
Quindi immagino che anche con l'anestesia sia andato tutto straliscio. Sì, tutto bene, non ho avuto né nausea né niente, quindi super contenta. Quanto tempo sei rimasta in ospedale dopo l'intervento? 2 notti. Dal punto di vista invece di gestione delle ferite, so che stai facendo dei video che mi piacciono un sacco dove racconti com'è il tuo percorso dopo l'intervento e anzi inviterei tutti a guardarli perché secondo me sono molto, molto belli e importanti, anche perché credo che tu sia l'unica a parlarne e in questo modo, quindi onore al merito, bravissima. Però dicevamo, cioè dicevamo, ti stavo chiedendo com'è andata, quanti punti, dopo quanto si tolgono i punti, insomma, ne so veramente niente, quindi lasciate la parola, vai. Ok, allora i punti sono quei punti che non devi andare a rimuovere e i punti non si toccano, cioè nel senso le ferite non si toccano, ti fa la medicazione poi il medico quando vai a fare le varie visite, insomma. Tipo, io ho avuto un piccolo problema con l'ombelico, ho dovuto fare diverse visite con il medico perché mi doveva vedere, perché l'unica cosa che ho medicato praticamente è stata l'ombelico, perché ho fatto un po' di infezione così colà e ho dovuto mettere il mercurio cromo. Però i punti sono quelli autoassorbibili praticamente. Io ho 60, 60 barra qualcosa in più di punti perché ancora non abbiamo ben capito. Contandoli più o meno 60, diciamo, mia mamma ha contato 60 Cioè punti. praticamente ti addormenti mentre li conti, se lo fai la sera è peggio che contare la cucarella. Esatto. E perché la ferita arriva da lato a lato praticamente, no? Quindi tutta zona sotto, diciamo, zona cesareo, per far capire, e quella cosa lì ti guarda il medico, fa tutto il medico, tu non devi toccare niente. Poi quando il medico decide che non servono più tenere le fasciature, i cerotti e quant'altro, si può tenere la ferita così all'aria aperta, diciamo, o chi vuole mette anche delle garze, però io mi sono trovata molto meglio all'aria aperta nella guaina, che a me non ha fastidio. Ad alcuni mi diceva il medico che dava fastidio, quindi mettevano delle garze. E per un tot. E poi ti dice lui quando devi mettere dei cerotti in silicone, che serve per far guarire ancora più velocemente la ferita e niente. Adesso io sto utilizzando questi cerotti, per esempio. Da quanto tempo sei operata adesso? Quasi un mese, è il 28 febbraio mi sono operata. Hai dovuto fare il ciclo di punture Sì, anticoagulanti? 21 giorni, 21 giorni È un di. protocollo standard per qualunque intervento chirurgico, quindi tocca farle. Esatto. E, sicuramente in tanti chiederanno, ma dopo quanto si può tornare a lavorare? Dopo quanto dura il periodo di convalescenza post-intervento? Allora, io so che un mese minimo devi stare tranquillo e non fare niente. Un mese di riposo assoluto, assolutamente. Non si possono tirare su pesi come per la sleeve, non si possono fare attività fisica, non bisogna esagerare perché appunto perché non si sente dolore si tende a fare di più. In realtà non si deve fare, bisogna riposare. Ok, quindi tu sei tornata a casa dopo 2 notti e com'è andata a casa? Ho visto qualche video in cui spiegavi che all'inizio facevi un po' fatica a estenderti completamente. Sì, è da poco che posso estendermi, ti dirò, perché i punti tiravano tanto, quindi finché i punti non si staccano non riesci a fare in eretta, stai piegato proprio in avanti, cammini a pinguino, piano piano. Allora, non c'è un gran dolore, dipende poi da persona a persona, c'è chi ha avuto più dolore, c'è chi ha avuto meno dolore. Io ho ogni tanto dolore se esagero un pochino, quindi se faccio un po' troppo movimento, anche solo in casa, perché io sempre dall'inizio ho voluto andare a mangiare seduta sul tavolo da pranzo, non mi andava di mangiare a letto e quant'altro, quindi comunque un po' di movimento sempre l'ho fatto, però se esagero mi fa male, quindi devo stare comunque tranquilla e bisogna stare a letto o seduti se riesce. All'inizio seduti fa male, io massimo 2 ore, poi stavo, avevo malissimo dolore dolore. Bisogna stare a letto. Tra l'altro vedevo dai tuoi video che
ti sei dovuto inventare delle tecniche particolari per alzarti dal letto, per metterti a letto, per muoverti, perché non potendoti estendere, ovviamente dovendo preservare tutta la zona addominale da sforzi e movimenti esagerati della pelle che non tirasse sui punti, ti sei inventato tutta una serie di tecniche fantastiche per muoverti. La cosa più complicata, secondo te, qual è stata? E andare in bagno. Quello è stato soprattutto per la seconda, diciamo, perché lì devi spingere e quindi avevo paura di farmi male i punti e quindi lì è stato un po' dura. Infatti c'era un video anche su questo argomento, però per il resto diciamo che pensavo peggio, sinceramente, non ho avuto proprio grandissime difficoltà. A tutto c'è un rimedio sempre. Certo, soprattutto il vantaggio è maggiore rispetto allo svantaggio di questo mese. Rispetto all'intervento di chirurgia dell'obesità, ti è sembrato, tra virgolette, peggiore, uguale o migliore come decorso post-operatorio? Migliore questo, molto meglio. Molto meglio. Sì. Pensa che io mi sono fatto un'idea nella mia ignoranza che invece sia molto peggio il decorso della ricostruttiva rispetto a quello della sleeve in sé. Non so perché mi sono fatto questa idea, però sento tanti Anch'io che avevo parlano di paura. dolori. Quindi Sì. sfati questo mito, mi fa molto piacere. Sì, assolutamente. Sì. Anche perché poi nella sleeve c'è anche lo svezzamento, invece qua mangi normalmente. Fa un po' fatica perché comunque la guaina stringe, io infatti mangio poco e infatti mi marita tantissimo, ma spero di riprendermi un po' questi cibi perché non va bene, sono dimagrita veramente troppo, però l'unica cosa è un po' questa, un po' qualche problema con alcune cose, ma per il resto una passeggiata, io pensavo molto peggio, sinceramente. Mi fa piacere perché comunque, ripeto, anch'io che ho sentito parlare molto poco di ricostruttivo, ho sentito e visto poche esperienze, mi ero fatto questa idea che fosse molto dolorosa, molto lungo il decorso e che fondamentalmente la sleeve, che l'ho provata io in prima persona, è andata via una passeggiata, ma che un'eventuale ricostruttiva, con calma e per favore, perché se non ne ho proprio bisogno, me la evito. È anche vero che io sono giovane rispetto ad altre persone che hanno magari un po' più di anni, hanno fatto un po' più fatica, ecco, ti dirò. Sì, è comprensibile, però ci stai dando un messaggio per cui comunque è un dolore gestibile, non è che stai piegato in Sì, due a letto. assolutamente. Prima mi sono perso via perché hai detto una frase che mi ha fatto morire. Ho perso troppo peso, spero di riprenderlo. Cioè, 1 anno e 3 mesi fa, avresti mai pensato di dire una No, roba del sinceramente genere? no. No. È incredibile, è una cosa completamente nuova. Spero di riprendere un po' di peso. Sì, è vero. Infatti, quando ho detto quella frase mi sono perso un attimo perché ho immaginato, cioè, non è che ho immaginato, mi sono reso conto quanto la chirurgia dell'obesità ci aiuti a cambiare modo di pensare, a cambiare modo di fare e può essere veramente una soluzione ai problemi di obesità se accompagnata da tutto il resto, il percorso psicologico e tutto. Senti, prossimi passi, nel senso che tu avevi questo problema di pelle in eccesso perché ti creava dei fastidi, adesso l'hai risolto, altra pelle in eccesso, ne hai, non ne hai, non ti Allora, interessa? avrei le gambe, però mi rifiuto veramente di fare quell'intervento, perché come ti dicevo, se anche non avessi potuto evitare, non avrei fatto neanche la pancia. Le gambe non mi interessa perché so che è molto doloroso, molto difficile il decorso, tanti punti e tanto rischio di infezioni varie. L'amica di mia mamma l'ha fatto e ha detto che se tornassi indietro non lo rifarebbe, quindi non credo che lo farò quello lì, visto che comunque non mi Hai interessa. avuto un riscontro diretto da questa persona, te l'ha raccontato lei, ok, Sì, quindi, sì, sì, sì. perché, ripeto, è difficile andare a caccia di informazioni di prima mano, perché non ho avuto ancora la fortuna e la possibilità di chiacchierare con qualcuno che ha fatto queste cose. Queste informazioni sono molto importanti, secondo me. Facciamo un passo indietro. Tu sei andata dal medico, hai detto, io ho fatto il mio intervento, ho questo problema con la pelle, ho queste irritazioni. Caro signor dottore, cosa possiamo fare? No, in realtà E lui. no, io sono andata a fare la visita dell'anno di controllo e mi hanno detto sei idonea per fare la dominoplastica, per dire, ti mettiamo in lista, basta.
E poi è venuto fuori anche questa cosa qua. Ma quando è che hai scoperto che era a pagamento? Cioè, quando è che c'è stata la sorpresina vera? Allora, a gennaio mi ha scritto il dottor Chiappo, anzi mi ha telefonato e mi fa: guardi, è successo questo, 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 perché io mi avevo prenotato per fare le visite di idoneità per poi farlo con la mutua, insomma, no? E mi ha detto: guardi, mi può, senza che la faccia venire fino a pagamento e quant'altro. Mi può mandare delle foto così vediamo se può essere idoneo o meno, insomma. Quindi ho dovuto fare delle foto allo specchio nuda per fargli vedere, insomma. Ma siccome lui mi aveva detto che doveva arrivare al cubo, io già immaginavo che non sarebbe stato con la mutua. Comunque ho aspettato un tot e poi ho scritto al medico perché non aveva più detto niente. E mi ha confermato appunto che non potevo farlo con la mutua. Mi aveva dato il contratto di Ligresti che lui opera ad Asti e praticamente lì però ci sarebbe stato un anno barra due di attesa per potersi operare. E allora ho parlato con mio papà e allora lui si è un attimo azionato, ho provato a vedere, io sono friulana, no? Quindi ho provato a vedere in Friuli che cosa dicevano, e lì una lista d'attesa di 5 anni, figurati. E allora ho detto: siccome cioè questa operazione chiuderebbe il cerchio, ha voluto regalarmela a lui. Che carino. Sì, tanto. Ma la cosa che mi sto chiedendo io è, facciamo finta che una persona non possa affrontare la spesa e per qualche ragione non possa neanche affrontare un viaggio fuori regione o non possa aspettare 2 anni per fare l'intervento. Quali altre opzioni avresti potuto avere se non fare l'intervento a pagamento? Nessun'altra opzione, non c'è opzione, ti tieni quello che hai. Ti tieni quello che hai con tutte Sì. le irritazioni del caso. Ah, sì. Questa. Qua in Lombardia non c'è opzione. O vai a pagamento, vai fuori regione, non hai altre cose. Ma ti hanno proposto qualche terapia alternativa, qualche fascia da tenere per tenere su la No. pelle, filo dello stendibiancheria con le mollette, no, qualunque No, cosa, cioè. Perché il penso che discorso è. lì se devi trovare un'alternativa, parlerai con il tuo medico di base e lui ti darà magari un'alternativa, ci sarà sicuramente qualcosa che ti possa aiutare, però o una guaina, non lo so. No, me lo chiedo perché voglio dire, se tu non avessi avuto tuo papà che ti poteva supportare e avessi anche dovuto aspettare un anno per andare, ad Asti, in un anno, cioè, in un anno la irriti la pelle, hai voglia, quindi mi chiedevo quale sarebbe stata la strada. Ascolta, c'è qualcos'altro che secondo te è importante raccontare a chi ci sta guardando, che potrebbe essere un'informazione che aiuta? La cosa importante è che io non riesco a farmi da mangiare da sola, quindi bisogna sempre avere qualcuno che ti faccia da mangiare. Adesso riesco a riscaldarmi le cose, quindi magari, non so, mio marito mi prepara il pollo per dire, a pranzo c'è cioè il pollo al curry, quello lì me lo riscaldo al microonde, ma fino a poco prima, insomma, non riuscendo ad alzare bene il braccio, perché avevo i punti che mi tiravano, non riuscivo a prendere tante cose dal frigo e quant'altro, quindi e comunque non potendo portare su pesi, non so, la pentola con l'acqua piuttosto che la padella con le cose, o non riuscendomi a piegarmi soprattutto e avendo magari la padella sotto, per ora ancora non riesco bene a farmi da mangiare da sola. Quindi bisogna avere comunque un aiuto che almeno ti riesca a fare le cose per i giorni a venire e poi tu riesca a riscaldarti al microonde, per dire. Certo, quindi proprio limitata nei movimenti. Prendo È abbastanza, sì. nota. Sai, perché uno magari non ci pensa e effettivamente dici ok, anche perché fatta la sleeve, come ti dicevo prima, era vero, non dovevi muovere i pesi, ma per il resto si andava benissimo, cioè addirittura si andava, si camminava, si faceva, quindi È vero. problemi di cucinare, prepararsi da mangiare, è vero, non potevi fare la spesa, non potevi portare le cose pesanti. Ma per tutto il resto, al netto della stanchezza, andava benone. Quindi è importante Ecco, sapere che un'altra qua cosa invece. vorrei Vai. dire che io, per esempio, appunto perché si sta tanto a letto, ho delle, tipo, non sono delle
piaghe da decubito, non sono quelle, sono delle abrasioni, diciamo, nella zona appunto del sedere sotto, questa zona qua, che va a toccare la maggior parte del tempo il letto. Quindi anche quello lì mi raccomando di cercare di stare un po' da una parte, un po' dall'altra, cercare di non toccare troppo, magari tenersi un po' più sulla schiena e quant'altro perché sono dolorose, ve le dico, sono tanto dolorose. Sono più dolorose quelle che le altre ferite praticamente. Infatti ho più male di quelle praticamente che di altro. Ascolta, vuoi ricordare a tutti qual è il tuo canale, così magari vengono a vedere i tuoi Sì, allora il mio video. canale è il Mondo di Pum89. Quindi vi Ok, poi aspetto i tanti. metterò un link e metto il tuo link in descrizione, ovviamente, così andate a vedere come se la cava Anna nel post intervento. Va bene. Va bene, Anna, io direi che per oggi ti ringrazio, ti saluto e magari ci risentiamo fra un po' quando mi dici che sei assolutamente guarita e finita la degenza e puoi fare salti capriole, saltelli Ok, va aggraziatissimi, bene. così ci racconti come è finito tutto il decorso, ok? Ok. Grazie mille Anna, ciao e buona giornata. Ciao a Ciao, tutti. E grazie a te. Ciao. se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete i like, lasciate i vostri commenti, fate domande per me o per Anna e fate circolare il più possibile questi video. Ciao a tutti e grazie mille. Ciao Anna ancora. Ciao. Ciao.